Questo consiglio comunale ha dimostrato ancora una volta di essere un consiglio comunale composto da persone serie che comprendono le necessità e i momenti e rispondono sempre presente. Se il consiglio comunale, così come legittimamente avrebbe potuto fare, non avesse deliberato né il consuntivo e né il consolidato, probabilmente i 76 precari, gli ultimi 76 precari del Comune di Messina non avrebbero avuto nessuna speranza. Ora siamo comunque in ritardo, io mi auguro che la commissione ministeriale oggi approvi questa stabilizzazione, che è un fatto importante. Noi saremmo il primo comune della Sicilia a non avere più precari. Quindi, che dire, non comprendo cosa intende il sindaco, forse questa piccola vacanza, questo non è stata vacanza, è stato male, anzi mi dispiace, gli avrà fatto perdere qualche passaggio, immagino, ecco. Quindi è stato poco lucido in quel suo posto. Ma io non sono per fare polemica, il sindaco, se vuole venire in aula venga, se non ci vuole venire non ci venga, per quanto mi riguarda continuerò a fare quello che ho sempre fatto in coscienza e per il bene della città.